Ci si attendeva una prova di carattere, invece il Re Leavola contro il Mazzarà effettua la peggiore gara sotto la gestione Tosto. Pur con tante assenze, i peloritani fanno la loro onesta partita e già dai primi minuti si fanno pericolosi. Al quinto Lucarelli prova a spaventare Baia da fuori aria. I peloritani ci provano ancora e al decimo Bertuggio fugge dalla destra, ottimo intervento di Baia a deviare in angolo. Il gol che deciderà la gara scaturisce da un'azione d'attacco del Re Leavola, azione ripartenza veloce della squadra messinese, sbaglia Juvara a deviare, a spazzare la sfera che colpisce Lucarelli, assist vincente al centro per Cannavò che trafigge l'incolpevole Baio, quindi Mazzarà in vantaggio 1-0, colpevole in questo caso la retroguardia rosso-blu. Il Re Leavola si prova ad attaccare ancora, ci prova prima sterile tentativo dell'attaccante rosso-blu, poi è Beppe Guastella a impensierire la difesa messinese, tiro debole sul fondo. Ancora il Re Leavola, bravissimo Bruno e spettacolare la deviazione in angolo del portiere Durante del Mazzarà, finisce il primo tempo squadra negli spogliatoi, strigliata di mister Tosto. La ripresa inizia con un Re Leavola più deciso e già subito ci prova al quinto Melluzzo a sorprendere la retroguardia rosso nero-verde e poi è Peppe Guastella a tentare il tiro della domenica. Ancora Melluzzo su punizione e sul finire l'occasione migliore per Re Leavola con Accaputo e ancora una volta Durante si conferma il miglior dei suoi.